Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis Inferno Lantern X2. Dopo aver fatto la X1, che ovviamente ho dovuto gestire un pochettino per conto mio perché diciamo le fasi sono un po' particolari, vediamo che cosa succede con la X2. X2 con 144.000 di power, un power che comunque sia penso di poter gestire sempre con il mio team, anche se leggermente più basso, dato che stiamo parlando di circa 20.000 power di differenza. In realtà dovremmo riuscire in un modo o nell'altro a gestirla. Il team è sempre lo stesso, con Zac DPS principale, che mi aiuta con i danni AOE con la Falcon e Aurora Blow per il single target, Lucia che fondamentalmente fa la stessa roba, danni AOE di tipo vento e debuff di attacco magico del nostro avversario sia con la Mad Minute che con la sua limit, e invece Matt mi fa da cura e da scudo sia con la limit sia con la sua arma e con la Prime Number che giustamente è la sua arma principale. Vediamo un pochettino se questo team ancora una volta mi riesce a dare soddisfazione. Magari questa volta non gioco tutto in auto, ma cerco di giocare direttamente in semi-auto. Così, giusto per magari, non lo so, cercare di potenziarmi come giusto che sia. Allora, io intanto mi do una bella difesa. Poi vado a targettare l'altro nemico, in realtà. E tra l'altro è debole al fuoco, quindi... cioè io utilizzando Fire Breach praticamente mi sono condannato. Io in realtà un po' di cura la faccio, nonostante tutto. Olè. Ora dobbiamo aspettare la seconda wave. Ok, Zac comunque sia i danni ne fa abbastanza. Io subisco un pochettino di danno, in realtà. Ci facciamo una cura rapidissima. Quindi anche la seconda wave è andata giù. Terza wave. Beh, fondamentalmente sembra lo stesso combattimento, solo forse un po' più tosto, in realtà. Quindi in teoria abbiamo anche la limite di Zac pronta da poter utilizzare dopo. Perfetto. Ah, ecco, vedi, qui adesso lui fa l'attacco. Però non mi sono difeso bene qua, infatti. Ah. Infatti sì, non mi sono difeso bene. Ok, va bene, quindi devo difendermi. Va bene, ci sta. Qua ho fatto una piccola cappellata perché non ho visto che ero debuffato magicamente, sinceramente non l'ho visto proprio. Quindi dovevo rafforzarmi un po' prima. Allora, diciamo che la prima parte mi sa che in auto la posso lasciare andare. Diciamo che la parte finale devo gestire in semi-auto, perché in semi-auto rischio di farli curare troppo e non è una cosa che posso fare. Mentre invece qui, diciamo che fino a quando gestisco le wave, secondo me l'intelligenza artificiale funziona abbastanza bene. Tranne per il fatto che Zac dovrei togliere Fire Breach perché mi fa perdere tempo infliggendo il danno. Mi fa perdere tempo infliggendo il danno fuoco, che non mi serve completamente a niente. Perché ha praticamente questa roba che infligge i danni fuoco che non servono completamente a nulla. Ok, quindi qua abbiamo fatto, esatto, terza wave. Zac comunque sia i danni se la cava molto bene in realtà, eh. Ok, qui abbiamo avuto. Ora cerca un attimo di curare Matt, per favore. Non c'è arrivato Matt. Non ci arriva Matt a curarsi qua.
No, non ci è arrivato, non ci è arrivato. Ok, signori, qui probabilmente avrete visto un taglio perché ho cambiato la formazione. Matt purtroppo con gli HP non riesce effettivamente a darmi quella sicurezza che un Aeris invece al momento riesce a darmi. Zac l'ho tenuto perché l'ho voluto unire in combinazione con Cloud. Cloud comunque sia è molto forte fisicamente, per cui ho deciso di costruire un team con Cloud e Zac, che per l'appunto effettuano danni fisici, uno di elemento vento e uno di elemento tuono, Aeris che riesce a curare tantissimo grazie alla sua nuova staffa, e quindi cerco di essere più veloce. Qui purtroppo, ragazzi, nella X2 stiamo letteralmente parlando di una sorta di boss rush o comunque di un attack rush, cioè chiamatelo come volete, perché il nostro avversario dopo un tot fa comunque l'attacco Magical Surge che vi shotta. Quindi dovete essere il più rapidi possibili nel eliminare i minion, quindi dovete proprio spingere sull'acceleratore in una maniera pazzesca. Le prime due wave potete comunque batterli anche col Thunder Strike. La terza wave, che è questa con i Doma d'ora, vanno necessariamente eliminati con attacchi di tipo vento, mentre invece la quarta wave, l'ultima, può essere affrontata sempre con il Thunder Strike di Cloud. Come potete notare, io sto giocando tutto in semi auto perché con la modalità auto rischio di passare troppo in difesa. Passare troppo in difesa non è una cosa positiva. Perché non è una cosa positiva? Non è una cosa positiva perché giustamente io perdo valore di danno. Vado in difesa qui, dove praticamente io ho già finito tutte le wave, quindi ho subito soltanto il primo attacco con le wave, quindi è un grandissimo risultato, sono stato molto più veloce del previsto. Con Cloud effettuo due volte il debuff di attacco fisico, aspetto che passi lo stun perché preferisco avere tre debuff di attacco fisico, caricare anche la limit di Aeris e poi successivamente scaricare tutto in una volta. Qui l'avversario subisce comunque tanti danni, prende comunque un debuff magico e fisico abbastanza importante, quindi se avete comunque delle limit o delle summon estremamente elevati elementali, ovviamente non usate Ifrit perché non fa danno Ifrit, quindi lasciatelo completamente perdere, però se avete comunque Shiva o avete comunque Ramu di livello alto potete utilizzare quelle. Io purtroppo avevo Ramu a livello un po' bassino, quindi ho dovuto temporeggiare e utilizzare Ramu a livello 2. Come potete notare, io cerco praticamente qui di non switchare mai più in difesa perché vado full attacco, cerco di fare appunto tutti i danni possibili e immaginabili, e infatti riesco praticamente a eliminare l'avversario prima ancora che possa caricare l'attacco. Quindi ragazzi, mi raccomando, rushate, siate veloci nel sconfiggere il boss e non risparmiatevi, ok? Grazie ancora e ci becchiamo alla prossima.